Ragazzi, oggi 15 gennaio 2020, ultimo giorno qui a Cusco, in partenza in aeroporto per Lima. Siamo alla Plaza San Francisco, qua è Plaza de Armas, qua in fondo, l'avete già vista nell'altro video, e qua passiamo e andiamo verso il mercato di San Pedro. Tutte in ciotto di impietrisco le vie di Cusco, anche di questa parte più bassa. Menor de la Merced, sempre qui a Cusco. Tante piazzole, tra l'altro nuvoloso, una leggera pioggerellina, un po' di sole, come detto la stagione delle piogge. Guardate la chiesa della Merced, ovviamente coloniale, spagnola. Feria artesanale, guardate qua sta... Feria artesanal de productores El Marques de San Francisco. Si vendono varie artigianerie, prodotti artigianali. Guardate, sta salendo come sempre dalla mattina al pomeriggio un timido sole, qui vendono tutte artigianerie. Vedete tutti questi indumenti e berrettini di alpaca, che è simile al lama ma bianco, ve l'ho già fatto vedere negli altri video, l'animaletto che è tipico di qua. I vari formaggi di Cusco. Sai che sera che sono? Mantequilla Antapampa Cusco. Molto buoni. San Fernando Prolac. Che tipo di queso è? È fresco? Paria. Paria. De Prugno. Pugno. Aquí, tre soles. Pastorizzato. Tre soles. Pioggia improvvisamente, questo sole qui a Cusco, ancora qualche nuvola, ma qua è così nella stagione delle piogge. Guardate là il mercato di San Pedro, qui questo muro che ricorda un po' quello Inca, guardate che bello. Internazionale Teniente Alejandro Velasco Astete, questo appunto lungo nome è l'aeroporto di Cusco. Quindi ci imbarchiamo oggi 15 gennaio 2020, come ho detto, per il ritorno a Lima. L'aeroporto appunto di Cusco, guardate che bello, questo sole che rappresenta appunto il mondo Inca, indigeno, qui all'aeroporto di Cusco. Appunto qui da Cusco in aereo per Lima, salutiamo Cusco. A volte sole, a volte nuvoloso. Ricordo che Cusco si trova a 3300 metri
fondo del mare per atterrare a Lima dopo circa un'ora di viaggio dal collo per da Cusco, appunto un'ora di viaggio. Questa è appunto quello che Pacifico. Iniziamo il nostro atterraggio. A Lima, la capitale ovviamente del Perù, dopo i nostri 5 giorni nella città di Cusco, ombelico del mondo, capitale dell'impero Inca. Possiamo notare il paesaggio desertico. Ora stiamo per toccare in questo momento terra. Atterrati. Ragazzi, siamo appena atterrati qua all'aeroporto di Lima, da Cusco. Sole molto più caldo ovviamente, saranno 26 gradi circa. Io da qui vi saluto, spero che il mio viaggio Cusco Lima, Lima Cusco vi sia piaciuto. Se così fosse, avete già visto i miei video, lasciate un like, un mi piace, un mi gusta, commentate, condividete e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, non dimenticandovi di attivare il campanello delle notifiche. Al prossimo video e ricordatevi che a febbraio andrò a Iquitos, nord dell'Amazzonia, in Perù, quindi state tuned, state qui, iscrivetevi e mi raccomando, guardate i prossimi video dal vostro ben amato Luca Mariani. Ciao!